Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale del Friuli da Giulia, soprattutto anche delle previsioni del weekend, come è già sottoscritto dal titolo, e soprattutto ancora si prevederà le previsioni per la prossima settimana, cioè lunedì e martedì. Ma prima di tutto, sottoscritto Marco, vi illustra il TG regionale e tutte le notizie. Gatto Day e festa delle liberazioni, lo stesso giorno Lampi sceglie l'ironia. Liberi come gatti, buon 25 aprile a tutti. A Cividale l'associazione partigiani diffonde una vignetta con un felino nero, la scritta Liberi come amici. È un augurio di buona ricorrenza a tutti. La storia lascia Lignano e il lavoro e va a Bouquet. Una ora è il punto di riferimento dei turisti. Lotta all'azzardo in Friuli Giulia, ci saranno 3.000 dispositivi in meno. In un anno in regione bruciati 1.000 uno, scusate, ben quasi più di 1 miliardo di euro. Milioni di euro. Ammazza, lo prevede un decreto che ma non mancano le perplessità. Entro il 30 aprile sarà spento il 35% degli apparecchi. Accoltellò il convivente per 5 volte, assolta, non era capace di intendere e di volere. Truffa la regione, denunciate 6 persone, sequestrate 350.000 euro. Nord-est economia non sarà più penalizzate 6 penalizzate, scegliere il proprio carrozziere di fiducia. Altre notizie dentro il voto. Rosario Capozzi dice giunta ridotta a 7 e parola ai cittadini col referendum. La candidata del sindaco a Udine svela le idee del Movimento 5 Stelle, parcheggi sgabbiatori e minibus per la sicurezza, pensiamo alle colonnine della OSS. Vabbè. Serie TV, il commissario Montalbano indagherà anche a Pavia di Udine. Martedì 24 aprile la troupe TV di Rai 1 girerà alcune scene alla Villa Beretta di Lauzacco. Da lunedì 23 al mercoledì 25 il set sarà anche da Cividale, Avenzone e a Premariaco. Avviso ai naviganti, quando ci si iscrive in rete, la privacy è di tutti. In modo digitale, dopo la vicenda delle violazioni su Facebook, Dal Masso, consulente di social media per aziende, condividere un contenuto è come gridare in una piazza gremita. A testimonianza, Manfri dice, se fossi stato vaccinato non avrei perso gambe e dita. A Udine messaggio dell'atleta paralimpico contro il movimento No Vax. Non vale la pena di rischiare. Il professor Puccillo, immunologo dell'Ateneo Friulano, dice, solo con gli antidoti sconfiggeremo le malattie. Dentro il voto Stefano Salme dice card per invalidi da spendere nelle piccole attività. Il candidato sindaco a Udine, così aiuteremo il commercio e pure i pensionati sociali. Elimineremo subito la ZTL che si è rivelata un fallimento. Azzannata in casa dal suo Doberman, donna all'ospedale per ferite alle braccia. A Rovereto in piano, la proprietaria guarita in 15 giorni, l'animale era stato portato in un canile. Buche e asfalti, ecco tutti i lavori a Udine. Una laterale di Viale Palmanova transennata da 5 giorni. Il comune interverremo a breve 2 milioni per la sicurezza. Stroili oro, su 33 da trasferire, ben 28 sono donne. I sindacati preoccupati ad Amaro dicono lo spostamento a Milano potrebbe creare problemi alle famiglie. La OGM, Fedinato assolto per la semina di mai del 2015. A Udine lo ha deciso il giudice monocratico Carlotta Silva.
Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Costruzioni, pioggia di finanziamenti, ma i cantieri non aprono. A Manzano denuncia l'azienda dopo il licenziamento, non c'era alcuna crisi. Nell'esposto di una ex impiegata contro la Galligaris, il legale della procura dice è stata discriminata e perseguitata. Notizie invece che sta, del tempo libero, la rassegna da oggi il via al Far Est Festival a Udine, ben 20 anni di Oriente vissuti osservando il cinema che sarà. Il Far Est Festival sarà da oggi fino al 28 aprile a Udine, nel Teatro Nuovo Giovanni da Udine e nel Visionario. E stasera, neanche a farla apposta, ci sarà la serata tutta musica anni 60, 70, 80 e oltre col Jegedaccio all'Ente Fiera di Toriano di Martignacco a fianco al Città Fiera di Udine. Andiamo invece il meteo, che come di consuetudine sempre aggiornato e anche con le previsioni e le tendenze dell'inizio prossima settimana. La situazione generale si prevede un anticiclone presente sul centro Europa, domani sarà centrato nell'area alpina, poi tenderà a indebolirsi gradualmente per un modesto fronte atlantico che passerà sulla regione tra lunedì e martedì. Andiamo a vedere il tempo per domani. Sabato 21 aprile il cielo sarà sereno con venti di brezza. Sulla costa del pomeriggio la brezza del mare manterrà temperature per le più basse della pianura. Le temperature si prevedono da 10-13 gradi in pianura, le massime da 25-28 gradi. In costa le minime da 14-16 gradi, massime da 20 a 22 gradi. I 1000 metri 15 gradi, 2000 metri 10 gradi la media. Vediamo il tempo per dopo, domani, domenica 22 aprile, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con atmosfera più umida rispetto ai giorni precedenti e temperature pomeridiane in ulteriore calo per la brezza del mare più fresca che interesserà la costa e più attenuata anche la pianura. Sui monti cielo poco nuvoloso o localmente variabile. Le temperature saranno minime in pianura e costa da 10 a 13 gradi, in pianura le massime da 22 a 24 gradi, in costa massime invece da 17 a 20 gradi, in 1000 metri 14 gradi, 2000 metri 9 gradi la media. Vedremo invece le previsioni delle tendenze dell'inizio della prossima settimana. Tendenza per lunedì 23 aprile. Nel lunedì cielo variabile, con più sole sulla costa e più nubi sui monti, dove dal pomeriggio sarà probabile qualche pioggia, che nella notte verso martedì sarà possibile anche su pianura e costa. Le temperature si prevedranno da 10 a 13 gradi, massime da 20 a 22 gradi, in costa minime da 15 a 16 gradi, massime da 18 a 20 gradi, in 1000 metri 14 gradi, 2007 gradi la media. Infine la tendenza per martedì 24 aprile, nella notte tra lunedì e martedì, la possibile qualche pioggia, poi in giornata cielo in sereno poco nuvoloso, qualche nube in più sui monti dal pomeriggio. Le temperature in pianura si prevedranno da 12 a 14 gradi, massime 24 a 26 gradi, in costa minime da 14 a 16 gradi, massime 22 a 24 gradi, in 1000 metri 14 gradi, 2007 gradi la media. Diciamo che è un tempo migliore per chi vuole fare il ponte della festa della liberazione, cioè da lunedì, cioè più che altro da domenica, farà dopo forse, non si sa, ma augurano un buon ponte a chi lo farà per lunedì, martedì e mercoledì 25 aprile. Festa della liberazione e festa di San Marco, sottoscritto Marco, festeggerà. L'onomastico. Grazie a tutti, buona giornata, buon proseguimento di fine settimana a tutti voi, buon weekend. Ci sentiamo lunedì alla solita ora.
Da Marco è tutto, vi invito a fra poco a sentire il TG Sport con due parti di TG Sport, la prima su tutte le notizie regionali, internazionali e nazionali, di tutti i tipi di sport, nella seconda parte più sicuramente ci saranno le programmazioni del weekend. Grazie a tutti, buona giornata, buon fine settimana, da Marco è tutto, ciao ciao!